Ciao Giovanni. Ciao Valentina. Volevo chiederti un consiglio, visto che sei qui. Per sistemare questo vecchio cancello, come potrei fare? Beh, innanzitutto analizziamo il cancello. Qui, come vedi, è pieno di ruggine. Quindi, come prima cosa, sarebbe l'ideale toglierla usando sicuramente un antiruggine. Poi ho io il prodotto che fa per te. Questo smalto satinato all'acqua, della linea d'acqua Circa, è ideale sia per ferro che per legno. Quindi potremmo dare, che ne dici, questo sul tuo cancello. Ok, come applicazione? No, l'applicazione è semplicissima. L'importante sarà preparare la superficie in modo ottimale e vedrai che non ci saranno problemi. I materiali occorrenti per questa operazione sono i guanti in lattice, il barattolo di vernice, carta abrasiva grana 150, un pennello a setole sintetiche e una spatola d'acciaio. Valentina, la prima operazione da fare è quella di grattare la cancellata con la carta abrasiva grana 150, in modo da eliminare, vedi, tutta questa ruggine che è presente sul cancello. Nel caso fosse necessario, puoi anche utilizzare un normalissimo antiruggine. Ok, posso iniziare? Sì, proviamo? Sì, inizia pure. Valentina, ora passiamo alla vernice. Qui useremo uno smalto satinato all'acqua, della linea d'acqua Circa. La gamma, come vedi, è molto vasta. Ci sono vari colori che passano dal bianco al marrone al verde. Noi qui useremo un marrone scuro, che ne dici? Sì, ottimo direi. Lo smalto satinato, Valentina, è già pronto all'uso. L'importante è mescolarlo bene. Ok. Quindi procedi pure. Vado. Vai pure. Per ottenere un risultato ottimale. Non va diluito, è già pronto? Pronto all'uso. Ok. Ok, prendi pure il pennello. Mi raccomando, distendi bene la vernice quando vai ad applicarla nel cancello. Proviamo subito. Ecco Valentina, questo è il risultato finale. Come vedi, dopo 6 ore il cancello è completamente asciutto. Cosa te ne pare? Beh, vedendo il pezzo iniziale e le condizioni in cui era, direi era proprio quello che speravo.